Buongiorno a tutti e benvenuti all'Auditorium della Rapacis qui a Roma. Benvenuti a questa terza edizione della conferenza nazionale sul clima. Oggi parleremo di crisi energetica, crisi climatica, con tutti voi che siete qui intervenuti, ma anche Raimondo, con tanti che ci stanno seguendo in streaming. Sì, salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming, che sono moltissimi e che stanno seguendo la nostra terza conferenza, che per la prima volta facciamo fisicamente, ma il pubblico in streaming è molto vasto, quindi vi salutiamo. Questa conferenza è organizzata da Italy for Climate, che è il centro studi della Fondazione Sviluppo Sostenibile e che arriva in un momento un po' particolare anche per questa città, perché oggi so che non è stato facilissimo arrivare per via dello sciopero dei taxi, poi anche una congiuntura, Una direi, giornata delicata, molto particolare. molto delicata, ma insomma direi che di crisi ne abbiamo già abbastanza da affrontare oggi, perché quella energetica e quella climatica sono veramente ormai all'ordine del giorno. La crisi climatica con eventi atmosferici estremi che ormai sono sempre più frequenti, da quelli invernali, con le alluvioni, con scioglimento dei ghiacciai, ma anche gli incendi estivi sempre più frequenti. E poi quella energetica che è stata sottolineata dallo scoppio del conflitto in Ucraina, e dico sottolineata perché in realtà era una crisi che c'era già, i prezzi erano già alle stelle, ma è stata sottolineata perché forse ci ha fatto capire quanto siamo in ritardo, gli errori che abbiamo fatto, no? Nel dire stop ai combustibili fossili, nell'accelerare con le rinnovabili. Beh, allora oggi noi a tutti questi problemi vogliamo portare delle soluzioni, lo fa per noi Italy for Climate, proponendo oggi la roadmap per l'Italia, per questa accelerazione. E in realtà tutto questo è un unico grande, diciamo, problema, è un'unica grande questione. Allora voglio rubare le parole di un amico, uno scienziato, un fisico, che è Valerio Rossi Albertini, che mi ha detto che in realtà il fatto è che noi e l'ecosistema viviamo in una situazione di vincolo bilaterale e simmetrico, che può essere vizioso oppure virtuoso. Solo che l'ecosistema in qualche misura può adattarsi, ma non può scegliere. Noi invece sì, noi possiamo scegliere. Allora, come dice un proverbio cinese, quando tira il vento del cambiamento ci sono due predisposizioni d'animo. C'è l'uomo stolto che alza muri per proteggersi dal vento, e poi ci sono le persone lungimiranti che invece iniziano a costruire mulini a vento. È quello che cercheremo di fare oggi, perché Italy for Climate appunto proporrà tante soluzioni. Lo fa oggi in questa terza conferenza, che è stata organizzata in collaborazione con MITE, con la Commissione Europea Progetto Life, ma anche con RAI per la sostenibilità e la media partnership di Radio Rai 1 e RAI Pubblica Utilità, e con il supporto di tanti promotori provenienti dal mondo dell'impresa. Sono evidentemente promotori di imprese che hanno particolarmente a cuore, sono sensibili al cambiamento climatico e alla decarbonizzazione. Li abbiamo coinvolti in una pubblicazione che credo vi sia stata consegnata e che vi invito a sfogliare. Abbiamo chiesto di darci una parola sulla quale iniziare a fare delle riflessioni. Allora ha aperto i lavori ovviamente il presidente della fondazione, Doronchi, che ha segnalato la parola determinazione, c'è il coraggio per Chiesi, la circolarità per Conou, gli accenti sono sempre difficili, la consapevolezza per Davines, l'opportunità per Edison, l'accelerazione per elettricità futura, trasformazione per ERG, trasparenza per IL e Norton Strategy, futuro per Italian Exhibition Group e rigenerazione per Illy Caffè. In realtà ne manca una, perché la grande famiglia di Italy for Climate è sempre a braccia aperte, quindi si ingrandisce, e c'è un nuovo arrivato al quale vorrei dare il benvenuto oggi. So che ci sono i suoi rappresentanti qui in sala, e allora benvenuta a Terna. Terna, grazie per essere entrati in Italy for Climate, grazie, benvenuti. Beh, ci Allora, ci siamo, siamo, Rai. partiamo. Io volevo solo dire una cosa brevissima riguardo, appunto, parlavi delle citazioni, anche dell'uomo intelligente e l'uomo saggio. Una che utilizziamo sempre in fondazione è quella di Seneca, per cui non si può avere evento, non c'è un marinaio che può avere evento a favore se non sa dove andare. Quindi oggi noi abbiamo strutturato questa conferenza sostanzialmente in quattro sessioni. La prima, che è quella che comincia adesso, è quella proprio di inquadramento delle tematiche fondamentali. Ricordiamoci che oggi parliamo sostanzialmente della parte energetica, perché
perché poi, come sapete, Italy for Climate ha anche tutte le roadmap settoriali e durante l'anno fa parecchi incontri e rapporti settoriali. Oggi parliamo di energia, produzione e utilizzo, soprattutto parte efficienza energetica, quindi una sessione di apertura che sta per iniziare. La seconda sessione è quella politica, oggi è una giornata particolare, ringraziamo già i colleghi parlamentari che ci tengono moltissimo e che saranno qui con noi, nonostante poi nella giornata nel Senato, come sapete, ci sono delle votazioni importanti e delle discussioni importanti, ma la parte energetica e la transizione ecologica sono al centro anche di queste discussioni, quindi ci sarà una parte politica in cui presenteremo le proposte di Italy for Climate da realizzare subito, non al 2050 ma nei prossimi 2 o 3 anni. Poi c'è una sessione che abbiamo pensato, Chiara, di chiamare i falsi miti sulle energie rinnovabili, perché la cosa che ci sconvolge è che nel mondo della comunicazione, dei media, spesso le energie rinnovabili vengono trattate e vengono descritte, vengono comunicate in una forma particolare, cioè spesso si diffondono dei falsi miti. Oggi vorremmo capire come fare a superare questo gap di conoscenza nel mondo della comunicazione, perché è importante che i cittadini e i decisori sappiano bene dal punto di vista scientifico come sono le cose. E poi c'è una sessione successiva che è quella del sociale. Tutti parlano transizione inclusiva. Cosa vuol dire nel concreto? Cosa si può fare per aumentare e migliorare l'aspetto sociale della transizione, in questo caso la transizione energetica? Quindi oggi noi abbiamo costruito questa giornata in questo modo. Per chi fisicamente è con noi, quindi purtroppo chi è collegato non potrà farlo, vi possiamo rimanere insieme poi con un networking lunch anche per scambiarci le idee, i progetti, le proposte future. Chi vuole entrare in Italy for Climate, chi vuole proporre nuove idee, avremo quindi un lunch qui in terrazza. A questo punto io direi di cominciare. Chiara, ti lascio. Ci siamo, noi ci alterneremo, quindi con te ci troviamo tra pochissimo. Buona io sessione. Invito subito, grazie, i primi relatori, quindi invito a raggiungermi qui sul palco il presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi e l'onorevole Simona Bonafè, membro della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare al Parlamento Europeo, e ancora il presidente di ISPRA, Stefano La Porta. Li possiamo anche accogliere con un applauso. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto, poi avremo un altro intervento che sarà in collegamento, lo sveliamo tra poco. Eh sì, Edo giustamente rimane in piedi perché sarà proprio lui il primo, diciamo, ad aprire questi lavori e illustrarci il quadro generale per spiegarci un po' perché la crisi climatica è una priorità, perché l'Italia è particolarmente esposta, quali sono le proposte, quali sono le valutazioni sulle varie opzioni che dobbiamo prendere in considerazione e perché è così importante anche la parola adattamento. Bene, buongiorno e benvenuti. Certo, la giornata è piuttosto impegnativa oggi, fra sciopero dei taxi e attesa sugli esiti per il governo, non ci facciamo mancare nulla. E aprirei questa introduzione con una domanda: ma la crisi climatica è un'effettiva priorità in Italia? È considerata una priorità? Vediamo tutti che ci servono urgenti misure di adattamento per renderci meno esposti e meno vulnerabili, ed anche che sarebbe possibile affrontare in maniera congiunta l'accelerazione delle misure per la crisi climatica, l'autonomia energetica. Abbiamo bisogno di ridurre la dipendenza dai fossili di importazione dalla Russia e anche i costi dell'energia. Questi tre grandi temi di questa fase potrebbero essere affrontati in maniera congiunta, anche perché l'Italia è molto esposta alla crisi climatica. Vediamo tutti che stiamo subendo danni molto ingenti e stiamo pagando. Non è che questi sono danni caduti dal cielo, cadono anche dal cielo, ma ci sono delle cause. Abbiamo accumulato ritardi a livello globale e registriamo lo scarso impegno che ha fatto aumentare le emissioni di gas serra. Per questo c'è l'aggravamento.
Noi una cosa non dovremmo e non potremmo essere fra i paesi che frenano, visto i costi alti che paghiamo, e dovremmo essere invece fra i paesi che guidano il cambiamento per la neutralità climatica. E in questo senso, per essere fra i paesi che guidano la transizione verso la neutralità carbonica, è urgente anche in Italia una legge per il clima. È un po' di tempo che lo stiamo ripetendo, non da soli, ma dovremmo riflettere sul perché questa legge c'è in Germania, in Francia, nel Regno Unito, anche a livello europeo. Un regolamento è una legge per il clima europeo, manca in Italia un quadro aggiornato. Dobbiamo aggiornare il PNIEC, ma per aggiornare il PNIEC ti serve un quadro, meglio se normativo, pluriennale al 2030, 2040 e oltre, perché il cambiamento è di quelli importanti, che aggiorni i target, aggiorni gli strumenti, acceleri quindi la transizione energetica e introduca anche misure di adattamento. E qui si parla dell'ondata di calore, la siccità, e si usa ancora il termine emergenza. Per la gravità è un'emergenza, ma è una condizione destinata che dura da un po', infatti è qualche decennio che si parla di necessità di introdurre misure di adattamento. Nei criteri di aggiornamento del PNIEC, la Commissione europea dice: mettete misure di adattamento per affrontare la carenza di acqua e i lunghi periodi di siccità, e quindi le perdite della rete, gli accumuli, per ridurre l'esposizione alle ondate di calore, per rafforzare la prevenzione degli spegnimenti degli incendi, per ridurre i rischi nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico, le vulnerabilità rispetto ad alcuni eventi come le bombe d'acqua, adeguare le tecniche di coltivazione agricola e anche le zone, per le zone costiere esposte all'innalzamento. È un elenco non completo, però dobbiamo avere ormai la convinzione della necessità di misure sistematiche di adattamento, sistematiche e ben finanziate. Avevo introdotto dicendo che dovremmo affrontare insieme l'accelerazione delle misure per il clima, la riduzione dei costi dell'energia e la maggiore autonomia energetica. C'è invece questo discorso sul ritorno al nucleare. Non credo che sia il caso di aprire una discussione di opinione ideologica, se siamo ideologici. No, poniamo due problemi concreti. I tempi: noi abbiamo la necessità di una svolta urgente, entro il prossimo decennio, oppure i giochi diventano già fatti. I tempi: noi dopo 12 anni in Italia non abbiamo ancora localizzato, cioè deciso dove mettere un deposito di rifiuti radioattivi. Si parla molto di questi small modular reactor, nuovi reattori nucleari 300, di 300 megawatt, saranno disponibili forse entro il 2030, probabilmente al 2035. Per fare il 25% dei 600 terawattora ipotizzati al 2050, che si faranno per il dopo, servirebbero 60 reattori nucleari di tipo small. Immaginate se c'è un senso di realismo, di praticità in una proposta che ipotizza questo tipo di percorso in Italia, per i tempi. Si discute anche gli ultimi due reattori in costruzione in Francia e in Finlandia hanno superato i 15 anni, Flamanville e Olkiluoto. Figuratevi se dovessimo riprendere in Italia che tempi dovremmo avere. Quindi chiediamo una razionale discussione sui tempi, non una discussione ideologica sì o no. Due, c'è il tema dei costi. Noi stiamo cercando di contrastare l'elevato costo dell'energia e dell'elettricità generata con fonti fossili, soprattutto con questo picco del gas. Beh, i costi del nucleare sono studiati, valutati, misurati, comparati dalle fonti internazionali.
Non ho tempo per dilungarmi, vi cito alcune fonti, dico solo che l'unica fonte, non a caso è fatto in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia Nucleare, che mette i costi di generazione del nucleare vicini, un po' superiori all'eolico e al fotovoltaico, abbassando rispetto agli altri studi i costi del nucleare e alzando quelli delle rinnovabili. Ma le altre fonti non è che sono fonti ambientaliste, sono l'Agenzia Internazionale dell'Energia e l'Agenzia Internazionale IRINA per le fonti rinnovabili, cioè agenzie internazionali prestigiose che invece danno un netto vantaggio di costi alle fonti rinnovabili, segnatamente eolico e fotovoltaico, rispetto al nucleare, all'energia elettrica generata con centrali nucleari. Ma sono questi grafici sui quali vi invito a riflettere un attimo, più che i costi attuali, sono i costi futuri che divergono in maniera molto svantaggiosa per le fonti nucleari, e questi grafici sono sempre dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, sono la pubblicazione più recente del 2021 e indicano un trend che porta l'eolico a livelli bassi, a circa un terzo del costo del nucleare, e il fotovoltaico lo porta a $25 al gigawattora rispetto ai 125 al 2050 nello scenario net zero emissions rispetto ai 125 del nucleare. Cioè negli scenari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia nello scenario net zero emissions il nucleare generato e costi di generazione livellati, cioè comparati, 5 volte superiori. Quindi queste non credo che possano essere solo delle opinioni. E abbiamo un pacchetto di misure europee, spero, immagino che poi Simona Bonofece ne parlerà con più dettaglio, però che dei passi avanti li propongono, sia Fit for 55 sia Repower EU, che sono orientati esattamente nella direzione che anche oggi noi cerchiamo di sostenere. Cioè questa integrazione di misure per la transizione climatica, quella energetica, i vantaggi dell'autonomia e i costi, dell'affrontare i costi e la sostenibilità economica e sociale di questa transizione. Anche in Italia serve una roadmap per l'energia e il clima che sia avanzata, perché siamo un paese che dovrebbe collocarsi fra i paesi europei avanzati, e aggiornata alle nuove proposte europee. Riassumo i 5 punti essenziali della proposta di Italy for Climate, poi Andrea Barbabella nella relazione svilupperà alcune articolazioni di 3 proposte, chiamiamole operative prioritarie. Il quadro dei 5 punti essenziali è questo. Bisogna aumentare seriamente le misure per il risparmio e l'efficienza. La prima misura, l'energia costa cara, sprechiamone di meno, è banale, ma va fatto. Potremmo fare ancora molto, come poi vedremo, nei consumi civili, nei trasporti, nell'industria, per puntare a risparmiare il 20% dell'energia, circa 90 megatep, entro il 2030. E qui Repower EU, aumentare l'energia rinnovabile complessiva dal 20% attuale al 45%, aumentare la quota di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, e questa è la proposta di elettricità futura recentemente esposta, con la quale ci allineiamo perfettamente, dal 41% all'84% entro il 2030. I benefici economici e occupazionali dell'84% di elettricità rinnovabile al 2030, questa è una tabella presentata all'Assemblea di Elettricità Futura del 21 giugno, quindi è recente, la fonte citata sulla tabella è la Fondazione Enel, lo scenario Repower EU viene chiamato, cioè 85 gigawatt per produrre l'84% di elettricità al 2030, produrrebbe investimenti dal 2022 al 2030 309 miliardi, le ricadute economiche 345, 38,3 miliardi di euro annuo medi, 2,2% del PIL, scusate se è poco, e posti di lavoro aggiuntivo 470 mila. Sarebbe bene ricordarseli questi numeri.
azzerare l'uso energetico del carbone. Se si usa per qualche mese non è un dramma, però la scadenza della chiusura del carbone deve restare fissa. Tagliare al 20-30 il 41% dei consumi petroliferi e del 45% quelli del gas. Questi effetti vengono prodotti dalle misure dette prima. Così noi ridurremmo le emissioni di gas serra del 60%, cioè ci mettiamo in linea con la Germania. Non è che diciamo, oddio, il 55% è troppo. No, paesi avanzati migliorano i target medi europei, che è proposto al 55%. Concludo col richiamo delle fake news che veniva... E questo è un noto protagonista delle fake news in materia climatica, le citazioni abbondano, però ricordo che noi abbiamo avuto per decenni le tesi negazioniste sul riscaldamento globale non era causato dalle cause antropiche, nonostante i rapporti dell'IPCC, che è il panel intergovernativo internazionale, non è... e l'unanimità delle istituzioni scientifiche. Queste fake news negazioniste hanno seminato confusione, ostacolato le politiche climatiche, contribuito a ritardare gli interventi e così ad aumentare i danni che stiamo subendo. Ma adesso, anche nonostante gli impatti della crisi climatica, le responsabilità dei ritardi, in Italia c'è ancora chi invoca il carattere globale della crisi climatica per motivare uno scarso impegno nazionale e per ostacolare l'idea che l'Italia in contempo debba e possa, insieme agli altri paesi più avanzati, svolgere un ruolo di traino dell'impegno globale per la transizione alla neutralità climatica. E c'è chi difende, non perché adesso c'è bisogno di qualche aggiustamento di emergenza, ma il modello energetico ormai obsoleto e dannoso, e sottovaluta i benefici della transizione climatica, sottovaluta i benefici. Ho dato alcuni numeri, si tratta anche sul nucleare, lo volevo sottolineare, non è un'opinione ideologica in discussione, quella lasciamola pure al dibattito accademico. I problemi sono due: i tempi, la necessità rapida della svolta e anche i costi di questa transizione energetica. Facciamo una discussione molto pragmatica, basata sulle fonti accreditate, su queste due questioni che sono dirimenti. Il problema vero, e mi collego a quello che diceva Raimondo all'inizio, è che nonostante le evidenze della crescita mondiale, dei rapidi progressi tecnologici, del forte calo dei costi, continua in Italia la sottovalutazione dei potenziali della forte crescita delle rinnovabili. È come una specie di inerzia negativa, cioè non si riesce a credere che si possa soddisfare il 100% dell'energia elettrica, anche di più dei consumi attuali, solo con fonti rinnovabili. Che questo comporta vantaggi economici oltre che ambientali. E poi c'è l'esagerazione degli impatti ambientali e paesistici. Sembra che non siamo capaci di interiorizzare il fatto che il paesaggio è un fattore dinamico. Se comparassimo l'impatto delle strade a quello degli impianti delle rinnovabili, dobbiamo chiudere tutte le strade perché il reticolo stradale, però fa parte, certo se ne potrebbe fare di meno per amor del cielo, però fa parte del paesaggio, diciamo, economico-sociale della nostra epoca. Un modello energetico ha una sua evoluzione del paesaggio, rispettando i paesaggi di pregio e quelli di un certo valore, ma che ci sia questa levata di scudi, soprattutto di quelli che dell'ambiente non si sono mai interessati e hanno sempre dimostrato di avere una grandissima incompetenza in materia. Oddio, se facciamo la rivoluzione delle rinnovabili, chissà con quanti pannelli solari dobbiamo mettere, chissà dove li mettiamo e chissà come facciamo. Ah, fra l'altro, siccome dire che poco sole in Italia non si può dire, e risulta anche che non abbiamo il vento in Italia. È una bella scoperta.
Quindi attenzione con le fake news. Le rinnovabili fanno già il 41% della produzione di elettricità, le imprese del settore hanno già progetti e proposte autofinanziate, basta che non si mettano i bastoni fra le ruote e la si smetta con tutte queste fake news, per arrivare entro il 2030 all'84% dell'elettricità prodotta con fonti rinnovabili. Ovviamente risolvendo con investimenti e interventi i problemi della discontinuità e degli accumuli e anche delle reti, ma i programmi ci sono. Quando tu hai l'80% e fai 10 gigawatt di installazione e la capacità annua e hai la capacità industriale, il problema sarà cosa fare delle centrali a gas residue, non quelle di inventarti small reactor o qualche altro reattore, che a quel punto mi dite a cosa serve, ormai ho avviato e lo devo fare altrimenti perdo il treno. L'84% di elettricità prodotta con fonti rinnovabili, almeno 10 nel progetto arriva a 12 gigawatt di produzione di impianti, di installazione di impianti annuo con l'industria, la capacità di accumulo, a quel punto vado avanti e arrivo al 100% anche alla crescita della successiva elettricità. Sono punti sui quali ho cercato di insistere perché penso che per portare al centro della nostra priorità la crisi climatica dobbiamo portare al centro le soluzioni che abbiamo a disposizione. Grazie. Grazie Edo Ronchi per aver inquadrato così la situazione, aver insistito anche molto su questo discorso appunto dell'informazione, delle fake news, a cui vi ricordo che dedicheremo proprio un intero panel insieme a tanti colleghi, e quello delle fonti, dei dati, perché appunto se ci sono dei problemi è vero anche che esistono le soluzioni, abbiamo le conoscenze scientifiche, ci sono i dati, però è importante appunto non fare mai questioni ideologiche, ma andare ad analizzarli quei dati e operare di conseguenza. A proposito di questi dati, mi fa piacere vedere con voi il video che ci ha mandato il direttore generale di IRENA, Francesco La Camera, e vi ricordo che IRENA con 168 membri e 16 paesi che stanno aderendo in questo momento è l'organizzazione mondiale di riferimento per le energie rinnovabili. Allora ascoltiamo quali sono i dati che ci dà proprio Francesco La Camera. Cari partecipanti, cari amici, vorrei innanzitutto ringraziare per l'invito rivolto a IRENA a essere presente in questa occasione. E vorrei cogliere l'occasione per porgere un saluto affettuoso al mio ministro ed amico Edo Ronchi. Questo evento tiene luogo in una congiuntura particolare. Questi mesi ci hanno posto di fronte in modo drammatico a due verità. La prima è che il sistema centralizzato basato sui combustibili fossili si è mostrato insostenibile e ontologicamente ingiusto. La seconda è che i cambiamenti climatici sono una realtà che mette a repentaglio la qualità delle nostre vite e quella delle future generazioni. Entrambe queste verità minacciano non solo la qualità della nostra vita, ma la nostra economia, e ci inseriscono in un circolo vizioso da cui possiamo uscire solo agendo collettivamente e solo se siamo pronti a un cambio di passo per accelerare la transizione energetica. I dati che IRENA raccoglie da anni ormai parlano in maniera molto chiara. Le energie rinnovabili sono oggi la fonte energetica più efficiente e da alcuni anni domina ormai il mercato della nuova capacità installata. Un rapporto uscito in questi giorni sui costi lo dice chiaramente. Anche in questi anni, di quest'ultimo anno difficile, le energie rinnovabili hanno diminuito il proprio costo e la capacità installata ormai rappresenta i 4/5 della nuova capacità installata. In più, rispetto ad alternative a basse emissioni, quali l'energia nucleare, oltre ad essere sensibilmente più conveniente economicamente, hanno una tempistica di messa in opera di gran lunga più rapida. In un mondo in cui l'80% dei paesi è importatore netto di fonti di energia fossile,
conseguenze in termini di dipendenza che stanno di fronte agli occhi di tutti noi oggi. Le energie rinnovabili sono a disposizione di tutti, a tutte le latitudini. Se vogliamo davvero puntare alla sicurezza energetica e nel contempo contribuire a combattere il cambiamento climatico, dobbiamo costruire il sistema energetico del futuro. Un sistema che inevitabilmente sarà fondato largamente sulle energie rinnovabili, sulle fonti rinnovabili, con il complemento dell'idrogeno, principalmente dell'idrogeno verde, e dell'uso sostenibile della biomassa. Ogni deviazione da questo percorso mette a rischio non solo la nostra possibilità di mitigare i cambiamenti climatici e rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, ma rischia di mobilizzare capitali in stranded asset, cioè investimenti incapaci di generare servizi e reddito e immobilizzare risorse. I benefici di questo cambio di sistema non saranno solo ambientali. Penso al contenimento della temperatura, alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e alla messa in salvaguardia delle falde acquifere, ma saranno anche sociali ed economici. Per ogni euro investito in rinnovabili, IRENA calcola che il ritorno in un'analisi costi-benefici è fra 2 e 5 euro e mezzo. A livello occupazionale, ogni milione di euro investito in rinnovabili crea 3 volte più occupazione della stessa cifra investita in combustibili fossili. Stiamo parlando di 12 milioni di occupati nel settore delle rinnovabili nel 2021, di cui un terzo sono donne, rispetto a solo 22% di occupazione femminile nel settore dei combustibili fossili. In proiezione 85 milioni di posti di lavoro al 2030, con una ricaduta sulla crescita del PIL mondiale di oltre il 2,4%. Ma tutto questo sarà possibile solo se politicamente sapremo dare segnali chiari a cittadini e imprese. Per avere anche solo una possibilità di contrastare i cambiamenti climatici, il ritmo degli investimenti in rinnovabili annualmente deve triplicare. E questa accelerazione può avvenire solo tramite politiche olistiche in grado di accompagnare la transizione. Serve un contesto normativo chiaro. Bisogna ottimizzare i processi autorizzativi. Il sistema di sussidi all'uso dei combustibili fossili deve essere smantellato e sostituito da incentivi in grado di accompagnare la transizione senza distorgere il mercato. Bisogna agire all'interno di una strategia nazionale che con un approccio olistico prende in considerazione la formazione del capitale umano. Disegna una politica industriale che garantisca le filiere produttive e i gettiti presupposti per la creazione di un sistema di infrastrutture che accompagni l'elettrificazione della mobilità e sostituisca la vecchia rete elettrica con un sistema di reti flessibili, interconnesse e bilanciate, in grado di ottimizzare l'uso delle rinnovabili. L'Europa e l'Italia hanno i presupposti per giocare un ruolo di leadership in questa transizione e l'evento di oggi dimostra la volontà di tutti voi di mettere in atto un approccio strategico necessario per passare dalle parole ai fatti. Vi ringrazio ancora per l'invito e auguro a tutti voi buon lavoro, nella speranza di poterci presto rivedere. Grazie. Ringraziamo noi Francesco Lacamera, direttore di IRENA, per averci spiegato ancora una volta quali sono i benefici di questo percorso, ma anche quali sono le misure necessarie da mettere in atto in questo momento. Noi ovviamente anche con un certo orgoglio lo salutiamo perché è un'organizzazione mondiale che ha un direttore italiano e quindi ci piacerebbe da italiani insomma dare il buon esempio, fare la nostra parte, come ci diceva, in Italia e all'interno dell'Europa. E a questo proposito, onorevole Bonafè, insomma, l'Europa sta facendo la sua parte, le cose si muovono, è stato varato il piano Repower EU e ovviamente per accelerare sulle rinnovabili, sull'efficienza, anche per svincolarci, no, da questa dipendenza energetica. E allora ci può un po' raccontare se stiamo facendo come giusto la nostra parte, noi come in Italia, in Europa, insomma, che aria tira a Bruxelles? Non so se preferisce rimanere qui, sì, o conquistare, sì, il podio, come va vuole. Benissimo.
Intanto buongiorno a tutti e un ringraziamento alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e al Presidente Doronchi per questo invito a discutere oggi di un tema che è sempre più centrale non solo nell'agenda politica italiana ma devo dire nell'agenda politica europea. Io voglio proprio partire dalla domanda che faceva all'inizio Doronchi quando si è chiesto ma la crisi... C'è la consapevolezza che sulla crisi climatica noi ci giochiamo un pezzo del futuro di questo paese? E per rispondere a questa domanda devo dire che ho un osservatorio un po' privilegiato io, che è l'osservatorio dell'Europa, l'osservatorio del Parlamento europeo, dove effettivamente posso dire che questa consapevolezza c'è e non c'è da oggi, ma c'è da qualche anno. Qualcuno dice c'è dal 2019 quando la Presidente von der Leyen si è presentata dicendo io scommetto sulla decarbonizzazione del nostro sistema economico da qui al 2050. Però mi piace sempre ricordare che in verità l'Europa è già da prima che ha affrontato con determinazione questi temi. Ricordo che è del 2014, poi approvata nel 2018, ma nel 2014 il famoso pacchetto sull'economia circolare e già lì si affrontava il tema della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera a partire dalla gestione dei rifiuti e dai processi produttivi. Per cui questa consapevolezza in Europa c'è, che c'è una crisi climatica in corso, che è bene agire su questa crisi climatica in corso, peraltro non solo con politiche di contrasto ma anche con politiche d'adattamento. E qui dico, proprio per dimostrare che l'Europa è da tempo che si interessa di questi temi, noi oggi stiamo vivendo una fase di siccità straordinaria, la vogliamo chiamare, Edo, nel nostro paese. Non so se forse straordinaria è la parola più adeguata, perché forse anche la scorsa estate eravamo di fronte a una situazione simile. Certo, adesso è particolarmente complicata. L'Europa, straordinaria, andiamo con lo straordinario, l'Europa anche qui, negli anni passati aveva già messo in campo un regolamento che diceva quantomeno proviamo a riutilizzare le acque reflue per gli usi industriali, per lavare le strade delle nostre città, cioè cominciamo a mettere in campo anche politiche che siano di adattamento al cambiamento climatico, perché il dato di fatto è che noi siamo già dentro questa emergenza o comunque questa situazione. E dicevo però anche l'Europa ha messo in campo anche politiche di contrasto al cambiamento climatico, non solo l'idea della decarbonizzazione da qui al 2050, ma anche l'impegno intermedio che si è presa. Prima giustamente Doronchi diceva ci vuole una legge sul clima anche per il nostro paese, ce l'hanno tanti paesi, il nostro paese non ce l'ha. Ecco, l'Europa ce l'ha, l'Europa ha una legge sul clima che ti dice che non solo devi arrivare al 2050 con la decarbonizzazione, ma che devi prenderti anche degli impegni che sono intermedi, perché sennò non sei credibile. E da qui il famoso pacchetto Fit for 55, che è un pacchetto, devo dirlo, molto complicato, molto delicato, anche perché oggi c'è un grande tema di fondo che nessuno può più eludere, è che quando noi parliamo di contrasto al cambiamento climatico, necessariamente dobbiamo mettere in discussione anche il nostro modello di sviluppo, anche i nostri sistemi produttivi, perché tutto è estremamente legato. Per cui se si va ad agire con politiche che ti dicono che devi decarbonizzare, che devi ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, è evidente che non puoi non agire su parte le emissioni di CO2 che mette in atmosfera il ciclo produttivo, i trasporti, piuttosto che il nostro riscaldamento domestico. Quindi è chiaro che vai a toccare interi settori che oggi sono settori settori dello sviluppo industriale ed economico non solo del nostro paese ma dell'Europa. E però qua sta in fondo la sfida, cioè col pacchetto Fit for 55, con l'idea della decarbonizzazione da qui al 2050, l'Europa non sta dicendo solo contrastiamo il cambiamento climatico, ma sta anche dicendo proviamo a impostare primi nel mondo un nuovo sistema, un nuovo modello di sviluppo, che peraltro, lo dico perché poi giustamente Doronchi ci richiamava al pragmatismo, cioè noi dobbiamo anche reinventarci come Europa, no? La possibilità di tornare a essere competitivi nel grande scenario economico internazionale. E oggi il modo che possiamo avere per farlo è investire su queste nuove tecnologie, su queste nuove
processi della decarbonizzazione, perché a me hanno insegnato prima lezioni di economia politica all'università che chi prima si posiziona prima gode di vantaggi competitivi. Allora, è vero che oggi noi produciamo solo l'8% delle emissioni di CO2, ma questo tema che oggi l'Europa si sta ponendo, se lo porrà anche la Cina, se lo sta già più o meno ponendo, ma se lo porrà anche la Cina. Peraltro faccio notare che la prima causa di morte nelle città cinesi è legata a problemi respiratori, quindi è legata a problemi che arrivano dalla pessima qualità dell'aria. Quindi insomma è un problema che oggi noi ci affrontiamo con una certa determinazione, ma è un problema globale. Certo, anch'io credo che oggi la vulgata che dice siccome noi produciamo solo l'8%, allora, come dire, evitiamo di farci del male e fermiamo e stoppiamo tutto, è una vulgata che va contrastata e che l'Europa in parte, anche lì col pacchetto Fit for 55, sta contrastando, perché il famoso meccanismo del controllo del carbonio alle frontiere, che va migliorato, che va perfezionato, che va visto, diciamo, applicato, perché oggi oggettivamente è un provvedimento che ancora deve entrare in vigore, però quella è una risposta al tema del ma noi produciamo solo l'8%, cioè cominciamo a agire sulle politiche commerciali dell'Europa, cominciamo a dire agli altri paesi del mondo guardate che se voi non producete in maniera da rispettare l'ambiente, poi ci sarebbe anche la parte dei diritti sindacali, ma quella dei diritti del lavoro, ma quella è un'altra roba, ma se voi non cominciate a produrre rispettando le risorse e rispettando l'ambiente, noi non accettiamo i vostri prodotti nel nostro mercato, o perlomeno non permettiamo ai vostri prodotti che sono più competitivi perché non rispettano queste normative di entrare nel nostro mercato e di spiazzare la nostra concorrenza, perché è vero che noi andiamo a chiedere alle imprese di fare delle migliorie sui loro processi produttivi, l'ETS che fa parte del pacchetto Fit for 55 alza questo livello di ambizione, ma io credo che sia giusto così. Perché credo che oggi la sfida che abbiamo è quella che vi dicevo, da una parte il contrasto al cambiamento climatico che non è più rimandabile e lo stiamo vedendo molto bene anche noi nel nostro paese, e dall'altra l'idea che dobbiamo anche cambiare paradigma. E allora dicevo, il percorso è in qualche modo tracciato, l'Europa l'ha tracciato, non possiamo fare finta che nel mezzo non ci sia messa una guerra, che peraltro, come dire, per alcuni ha portato a dire vabbè, ma c'è una guerra, smettiamola di parlare di Green Deal. Invece io credo che la guerra abbia agito esattamente da detonatore rispetto ai problemi che noi già avevamo, perché ha, come dire, messo nero su bianco il fatto che non solo noi dipendiamo ancora enormemente dalle fonti fossili, ma dipendiamo dalle fonti fossili che peraltro importiamo dalla Russia, con tutti i problemi adesso connessi, annessi e connessi. E allora che cosa fare? Perché giustamente non siamo solo qui a elencare i problemi, ma anche a provare a portare delle soluzioni. Anche qui l'Europa ci viene in soccorso, poi entrerò anche sul tema della tassonomia, che non è secondario, ma qui l'Europa ci viene in soccorso, o meglio, ci dice c'è uno strumento che si chiama REPowerEU, prima veniva citato anche da Edo Ronchi, che pone alcuni punti per azzerare la dipendenza dall'importazione del gas russo, ma anche se l'obiettivo è quello della decarbonizzazione, ma anche per ridurre, ecco, il REPowerEU non si azzera la dipendenza dal gas, però la si riduce. Si dice, siccome nel breve periodo, siccome in questi anni abbiamo non puntato sulle energie rinnovabili come sarebbe stato giusto fare, ma abbiamo puntato sulle fonti fossili e oggi ne siamo totalmente dipendenti per scaldare le case e per far andare avanti le imprese, nel breve periodo e noi, ahimè, di fronte a questa crisi che si è creata con la guerra in Ucraina, abbiamo bisogno di diversificare l'approvvigionamento del gas, che non è una cosa che a me piace, ma che sta nell'ordine delle cose, perché oggi del gas, ahimè, abbiamo ancora bisogno. Però la Commissione europea che cosa ti dice in questo strumento REPowerEU? Ti dice, sono due i modi per uscirne. Uno, l'efficientamento energetico. Cioè il tema dell'efficientamento energetico, perché noi parliamo sempre di rinnovabili, ma il tema dell'efficientamento energetico è centrale, è fondamentale. Noi dobbiamo mettere in campo anche in questo paese politiche che vanno ad incidere veramente sull'efficientamento energetico, perché è il modo per risparmiare energia ed è il primo modo, no, come dire, per ridurre la dipendenza. Per cui la Commissione dice questo, avevamo preso degli impegni col Fit for 55, addirittura aumentiamo quegli impegni che abbiamo preso, e poi la Commissione dice premiamo il piede sull'acceleratore delle rinnovabili. E lo diceva bene Edo prima, cioè le rinnovabili oggi anche in termini di costi, anche in termini di appunto vantaggi competitivi,
sono convenienti, e in particolar modo lo sono per un paese come il nostro, perché noi siamo poverissimi di fonti fossili, che se ne dica, sì, le riserve che abbiamo nell'Adriatico, ora si è scoperto qualcosa in Basilicata, ma insomma non è quella la via d'uscita. La via d'uscita oggi è puntare sulle rinnovabili, di cui il nostro paese è, possiamo dirlo, ricco, ricco. Certo, con tutti i temi legati al permitting, e sui quali anche la Commissione europea, devo dire, che interviene dicendo creiamo dei canali preferenziali e vediamo di aumentare potentemente, pesantemente, la quota di energie rinnovabili nel nostro fabbisogno energetico. C'è stato purtroppo, e qui lo dico io, come avrete sentito dai toni, sono una grande sostenitrice di questo percorso che l'Europa ha fatto, e ne sono anche orgogliosa, perché poi il Parlamento europeo, in Commissione Ambiente, ci siamo noi, l'abbiamo votato, l'abbiamo, come dire, portato avanti con grande forza e determinazione. Purtroppo c'è stato un piccolo incidente di percorso, io vorrei chiamarlo così perché mi auguro che, come dire, si riprenda la retta via, che è stato l'ultimo voto sulla tassonomia, che non vi sarà sfuggito. E qui devo dire che sono rimasta anche molto perplessa, fino al punto di dubitare quasi della buona volontà della Commissione, perché è evidente che se tu fai una tassonomia, la prima al mondo, che vuole servire da benchmark in tutto il mercato finanziario, per dire che quello che va lì dentro è fonte sostenibile, non mi puoi poi, con il voto peraltro del Parlamento, del Consiglio, non puoi poi far entrare dalla finestra, con un atto delegato della Commissione, il gas e il nucleare all'interno di questa tassonomia. Perché non ha senso, non ha primo senso logico, perché tu vai a definire fonti sostenibili il gas e il nucleare, che fonti non sono. Ma qui, al di là di ogni giudizio ideologico, ha ragione Edo, lasciamo da parte l'ideologia, non è quello il problema. Il gas emette CO2 in atmosfera. Le centrali nucleari, ha detto bene Ronchi, al di là dei costi, dei tempi, io ci aggiungo un altro elemento però, Edo. Cioè, noi il tema delle scorie e dello smaltimento delle scorie, ancora, anche con le tecnologie, diciamo, migliori che possono essere messe sul mercato, oggi quelle stesse tecnologie non lo risolvono il problema delle scorie, il problema dello smaltimento delle scorie, che non richiede uno o due anni, richiede migliaia di anni, migliaia di anni. E allora, siccome questo regolamento della tassonomia dice A, che devono essere fonti sostenibili, e dice B, che non devono arrecare danno significativo per le proprie generazioni, ma come ti viene in mente che il nucleare possa essere definito una fonte sostenibile? E poi c'è un punto. Ma se la stessa Commissione con Repower EU ti dice che devi puntare sulle rinnovabili, cioè tu in questo modo, inserendo gas e nucleare nella tassonomia verde, permetti ai Green Bond di finanziare anche gas e nucleare. E quindi chiaramente, che peraltro potrebbero essere finanziati con altri canali, nessuno dice che non debbano essere finanziati, guarda che cosa arrivo a dire, guarda che cosa arrivo a dire. Però ecco, capite bene che finanziarli con i Green Bond è un controsenso. E perlomeno, ripeto, dall'idea che, come dire, ogni tanto anche in Europa qualche piccolo incidente di percorso, ripeto, voglio definire così, capita. Piccolo ma significativo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma significativo, infatti, voglio chiudere su questo. Noi fino a qui, devo dire che siamo andati avanti dicendo che quello era l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050, era un obiettivo, forse perché appunto al 2050, ma era un obiettivo in cui tutti ci ritrovavamo. È chiaro che oggi, con questa guerra, il voto della tassonomia lo mette nero su bianco, si è creata una situazione in cui anche all'interno del Parlamento europeo le voci, non dico negazioniste, ma le voci contrarie a questa svolta del Green Deal si stanno facendo sentire molto pesantemente, e questa è la mia grande preoccupazione. Detto questo, io non credo che abbiamo grandi alternative, e l'abbiamo visto non solo in questi giorni con la siccità, col Po che addirittura è entrato e che mette a rischio addirittura le acque potabili, da quello che mi è parso di leggere negli ultimi giorni, però quindi non solo il problema siccità, la tragedia della Marmolada, il problema peraltro delle alte temperature che in Italia possiamo dire che da qualche anno che siamo abituati, ma vi assicuro che a Helsinki 35 gradi non li hanno mai visti in vita loro. Quindi è chiaro che c'è un tema, ed è chiaro che oggi chiudere gli occhi, insomma, ha solo delle responsabilità rispetto alla quale ne saremo portatori, se così dovesse essere, rispetto alle prossime generazioni. Quindi io sono assolutamente d'accordo con Edo Ronchi che noi dobbiamo essere conseguenti e dobbiamo dare una priorità
a questo tema, perché è su questo tema che ci giochiamo un pezzo, anzi direi forse totalmente lo sviluppo di questo paese, direi dell'intero pianeta, se mi posso permettere. Grazie. Così. Grazie onorevole Bonafede, ovviamente confidiamo nel suo supporto in questa battaglia in Europa, perché lo stiamo ripetendo, non è più possibile pensare di rallentare, non c'è tempo, non si può deviare dal percorso. Questa mattina vogliamo ripetercelo veramente tante volte, insomma, questa accelerazione verso le rinnovabili è fondamentale. Qui do la parola a Stefano Laporta, presidente di ISPRA, perché proprio ieri avete tenuto un workshop molto interessante, tecnico, e ora volevamo capire che cosa è emerso tra previsioni e ancora una volta al centro anche per voi la parola adattamento. Sì, intanto buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare Doronchi e la Fondazione Sviluppo Sostenibile per aver organizzato questo incontro e anche il Centro Studi Italy for Climate per aver promosso questa iniziativa, anche per averci invitato. Poi salutare ovviamente i rappresentanti del Parlamento presenti e tutti gli altri colleghi e amici con i quali spesso ci ritroviamo a discutere di queste cose. Noi ieri abbiamo presentato questa iniziativa come ISPRA, ma ci tengo a dirlo anche come Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, perché presentiamo anche dei documenti che sono il frutto dell'azione e dell'attività non solo dell'Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale, ma anche di tutti i colleghi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Quindi i dati che presentiamo sono dati effettivamente con un valore di completezza su tutto il territorio nazionale. Io faccio solo tre flash su quello che ho sentito, perché l'occasione è troppo ghiotta per chi come me fa il presidente di ISPRA e di SNPA, e anche devo dire, ma su questo non ho il tempo di entrare, io sono anche presidente della Consulta di Ispettorato per la Sicurezza Nucleare Italiano, ma insomma su questo magari poi magari faremo una riflessione a parte, soprattutto sulla gestione del rifiuto radioattivo. Il mio osservatorio mi consente di condividere con voi tre osservazioni rapidissime. Il cambiamento climatico è una parola forse semplice, è un sostantivo, un aggettivo, ma è un fenomeno complesso che richiede una soluzione complessa. Il merito, secondo me, anche di un'iniziativa come quella di oggi sta nel far vedere non solo la complessità del fenomeno, ma anche sotto il profilo energetico la concreta fattibilità delle soluzioni, perché anche di questo dobbiamo parlare. Poi c'è non solo il problema della produzione di energia elettrica, c'è il problema ovviamente che il Paese si deve dotare di tutte quelle infrastrutture, di tutte quelle altre infrastrutture o strumenti, non solo documenti attuativi, che rendano poi utilizzabile la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Il secondo aspetto, poi arrivo subito alla risposta, che anche ho sentito evocare questa mattina, ma che mi induce a una riflessione, è sul ruolo della comunità scientifica, che io qui in maniera indegna in qualche modo rappresento, parzialmente, perché presiedo uno dei 20 istituti di ricerca nazionali. Però io ho avuto l'onore e l'onere, tra il 2019 e il 2021, di presiedere la Conferenza Nazionale dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca, dove, devo dire, ho sviluppato una conoscenza del mondo della ricerca, perlomeno quella che viene dagli enti pubblici italiani. E allora su questo vorrei spendere una parola sulla qualità del livello di preparazione, di competenza dei nostri ricercatori, dei nostri scienziati, dei nostri tecnologi, che è elevatissimo. Quindi noi siamo un paese in grado di fornire risposte scientifiche adeguate a questo tipo di fenomeno, non solo in uno scenario nazionale, ma anche in uno scenario internazionale, tant'è che molti dei nostri, a tutti i livelli, sono presenti negli organismi internazionali. Terza e ultima riflessione sull'urgenza. Non si è parlato forse di una cosa, di un aspetto. Diceva giustamente l'onorevole Bonafè prima, non è che abbiamo tante altre soluzioni. Io direi che questa è l'unica strada percorribile, quella della sostenibilità, perché non ci possiamo dimenticare che il pianeta ha dei limiti. E i limiti li sta dimostrando tutti, anche in questi giorni. Quindi l'urgenza è dettata da una serie di fattori, ovviamente siamo di fronte a un tema complesso, un fenomeno complesso che richiede risposte complesse, da ultimo anche una consapevolezza maggiore da parte di ciascuno di noi. Questa trasformazione la realizzeremo se saremo tutti consapevoli che non sarà solo una trasformazione energetica, non sarà solo una trasformazione o una transizione ecologica, ma sarà anche, direi, una transizione culturale nei modelli, cioè, di vita e di azione di sviluppo non solo del sistema produttivo, ma anche di ciascuno di noi. E in questo anche il ruolo divulgativo della comunità scientifica è importante. Veniamo ai dati.
Allora, ieri abbiamo presentato questo rapporto ci dice sostanzialmente che siamo in un trend costante. Prima commentavamo rispetto alla siccità con Edo Ronchi, che ormai non è più una situazione straordinaria. La situazione straordinaria è quando è per un anno, per due. Ma noi ormai abbiamo serie storiche che ci dicono che queste sono situazioni che si ripetono. Poi analizziamo i fenomeni e cerchiamo di dare delle risposte. Ma noi come comunità scientifica osserviamo che queste situazioni si ripetono ormai da anni e che quindi anche parlare di straordinarietà forse non è il termine giusto. Per quanto riguarda invece il tema del clima, com'è il clima in Italia? Allora, il documento che abbiamo presentato ieri ci dice che anche il 2021 è un anno che si inserisce in un trend di anni con una temperatura superiore alla media rispetto alle serie storiche che noi osserviamo e che ormai si riferiscono a un trentennio, cioè dal 1990-91 in poi. Non è stato il 2021 l'anno più caldo in questa serie storica, ma tutto sommato si inquadra in un trend positivo, per cui il 2021 è l'ottavo anno consecutivo con valori superiori alla media. Ora, anche chi come me non viene dal mondo della scienza e della ricerca intuisce che l'effetto sommatoria di questi dati è un effetto particolarmente impattante. Abbiamo avuto mesi, in un valore medio, in un trend medio che ho delineato, abbiamo avuto dei mesi che si sono discostati da questa media, e questo significa che abbiamo avuto degli eventi anche meteorologici, cosiddetti estremi, perché ovviamente gli impatti dei cambiamenti climatici poi si riflettono anche su eventi meteorologici estremi. E voglio ricordare, senza entrare poi troppo nel merito, che noi l'anno scorso in Italia, a fine agosto, abbiamo avuto nella città di Siracusa, abbiamo registrato una temperatura di 48,8 gradi centigradi, che si sta ancora studiando a livello mondiale, perché è stata talmente eccezionale che si stanno facendo delle verifiche a livello mondiale per stabilire l'eccezionalità assoluta di questa temperatura, di questo livello di temperatura sul territorio nazionale. E anche per dare idea della complessità del tema e quindi del fatto che dobbiamo guardarlo a 360 gradi, a questo si associa la temperatura superficiale dei mari italiani, con altro tipo poi di conseguenze. Io adesso non ho il tempo per poterle elencare, ma insomma anche chi ci segue a casa o chi sta qui le intuisce, le può intuire. Una temperatura media climatologica, un'anomalia media registrata sempre rispetto alla serie storica di quasi 0,5 gradi centigradi, quindi pensate anche di nuovo anche qui all'effetto sommatoria, e anche questa è una serie che si ripete, quindi anche la temperatura nella superficie dei nostri mari aumenta. Il tema delle precipitazioni, e poi chiudo. Abbiamo avuto nel 2021 un'anomalia di precipitazioni pari a meno il 7% rispetto a sempre alla serie del trentennio 91-2020. E il 2021 è stato il 24esimo anno tra i meno piovosi nell'arco temporale di riferimento. Vorrei solo citare due dati: i valori più elevati di precipitazione giornaliera registrati in occasione dell'evento di inizio ottobre, quando in un comune della provincia di Genova, Rossiglione, abbiamo raggiunto in pochissime ore il livello di precipitazione di 882,8 mm in poche ore. Non so, non bisogna essere un climatologo per capire che se in poche ore piovono 880 mm d'acqua su una porzione di territorio, che tipo di effetti ne possano derivare. E poi il 24 e 25 ottobre scorso, gli eventi tragici in Calabria e Sicilia, con vittime, con ingenti danni a edifici, strutture, ma anche purtroppo a qualche vittima. In tutto questo, serie prolungate di periodi senza pioggia, 139 giorni nella Sicilia meridionale, io necessariamente non me li ricordo tutti a memoria, quindi devo leggere, e poi la costa tirrenica centrale in Sardegna, dove abbiamo osservato l'anno scorso oltre 100 giorni di periodi senza precipitazione. Allora, questi dati servono a far comprendere ancora di più quanto il problema sia urgente. Però approfitto e restituisco la parola alla nostra moderatrice, anche di questo uditorio, per dire che se la legge sul clima si rende assolutamente necessaria,
Forse ci sono anche altre misure che insieme alla legge sul clima possono contribuire a dare risposta al tema degli impatti dei cambiamenti climatici. Io non so quanto durerà questa legislatura, ancora non è compito mio, però veramente rivolgo un appello affinché, per esempio, la legge sul consumo e riutilizzo di suolo, che sono ormai tre legislature che arriviamo alla fine della legislatura e siamo lì per approvarla, qui ci sono anche presidenti di commissioni parlamentari, venga finalmente, anche qui discende da una... da un obiettivo europeo, venga finalmente anche questa approvata, perché non è possibile poi pensare di affrontare un fenomeno così complesso dando soluzioni, tra virgolette, solo settoriali. Bisogna affrontarlo in chiave strategica, in chiave integrata, affrontando quindi tutto il tema attraverso anche strumenti normativi e documenti di pianificazione e di programmazione che poi contribuiscono a dare una risposta completa a un tema così complesso ed articolato. Grazie.